Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Amici, cosa aggiungere di più? Ci ha pensato tutto lui, ha fatto tutto quanto lui, si è inventato questo personaggio negli anni 70 e oggi siamo nel 2019 e ancora ridiamo, ma rideremo nel 2020, 21, 30, 35, 40, perché Fantozzi è veramente un'invenzione geniale, rappresenta l'italiano che una volta lo rappresentava come uno sfigato, Fantozzi, ma tanto aveva una famiglia che gli voleva bene, una casa di proprietà, un posto fisso, tanto sfigato non mi pare, e poi la frittatura di cipolle. Quindi sei l'uomo più fortunato della terra se hai questa cosa qui. Andiamo a fare frittatore di cipolle, ci serviranno uova, formaggio, cipolle, basta, solo questo. Iniziamo col tagliare la cipolla. Se volete potete bagnarvi gli occhi con un po' d'acqua per non piangere e tutto andrà più facilmente. Allora, eccola qui, questa è la mia cipolla, le mie cipolle tagliate, all'incirca sono 400 grammi di cipolla, quindi io ne ho usate due, se voi avete cipolle più piccoline usatene fino ad arrivare a 350-400 grammi. Adesso padella sul fuoco, ho messo un cucchiaio di olio all'incirca, sì, massimo un cucchiaio d'olio. Padella non deve essere a fuoco bollentissimo, le cipolle devono stufare, non devono friggere, ok? Quindi si mettono tutte dentro, poi mettiamo un pizzichino di sale, perché anche le cipolle vanno salate, mettiamo un po' di pepe, quello va a gusti personali, a me il pepe piace, quindi. Però se lo mettete nelle cipolle non mettetelo anche nelle uova, altrimenti sarà una frittata al pepe, quindi non esageriamo. Come potete notare le cipolle non sono tagliate trasparenti, sono belle, insomma, belle spesse, proprio perché voglio che risultino un po' croccanti in mezzo alla frittata. La frittata di cipolle, la protagonista deve essere la cipolla, quindi si deve sentire sia sotto i denti che di sapore. Scusi, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley. Ah, mentre le cipolle stanno andando piano piano, stanno stufando piano piano, parliamo un po' del film. Dai, quali sono i pezzi, scrivete sotto al video quali sono i pezzi del film che vi fanno più ridere, che non lo so, ce ne stanno veramente tanti tanti tanti, però vabbè, quello della corazzata con gli occhi è una cagata pazzesca, è stato il trionfo di Fantozzi in tutti i Fantozzi, quello è stato un momento che io non mi sarei mai aspettato e allora lì ho goduto come un cane. Per me la corazzata con Potionkin è una cagata pazzesca! Che poi è impazzito, stavo bellissimo. Poi quando vanno a giocare a pallone, scapoli ammogliati, bellissimo. Vedono l'arcangelo Gabriele sulla traversa. Allora, 5 uova nel pentolino, qua, nella bulla, nella ciotola, dove volete. Un po' di sale, ma poco, perché poi andiamo a mettere il nostro parmigiano e pecorino. Io faccio parmigiano e pecorino, voi scegliete il formaggio che più vi aggrada. Metto anche un goccino di latte, proprio un goccino appena appena, perché mi risulterà una frittata più soffice all'interno. Dopodiché andiamo direttamente a frustare le nostre uova e amalgamiamo bene il tutto. Mi raccomando, quando si frustano le uova non si devono soltanto rompere, il compito del frustare le uova non è rompere le uova, ma anche un po' montarle, quindi frustiamo per almeno 5 minuti. Adesso un piccolo trucchetto di proprietà privata, cioè lo faccio solo io penso, uno schizzo di vino nelle cipolle, si fa evaporare tutta la parte alcolica e aiuta comunque a stufare meglio e ad appassire meglio la cipolla. Alcuni mettono anche il prezzemolo, sinceramente penso che ci vada più per il colore che per la connessione con la frittata, perché questo è un piatto povero,
Sì, ok, io l'ho modificato con uno schizzo di vino, ma come avete visto era veramente uno schizzo e non va ad intaccare il sapore. I protagonisti devono essere uova e cipolla e basta, senza prezzemolo. È un po' come la cacio e pepe, quelli che ci mettono un po' d'olio, un po' di limone. La cacio e pepe è cacio e pepe, basta, così come questa. Momento, conta. Guardate che bel colore caramellato, da quel colore di dolce, di caramellato, è bellissima, è buonissima, è saporitissima. Adesso, dopo averlo fatto stemperare un pochino, le cipolle, le mettiamo dentro, così. Una volta dentro si vanno a mescolare velocemente, così che non si formi una possibile frittatina, ma è impossibile proprio. Li lasciamo così, li giriamo fino a che non calano di temperatura. Quando sentirete che la temperatura arriva almeno a 30-40 gradi, voi dite come cazzo famo a vedere. E vabbè, insomma, quando sentite che è tiepida, la lasciate così coperta per 5 minuti per far insaporire bene tutto quanto, l'uovo e la cipolla. Senti, adesso padella su fuoco basso, ok? Fuoco basso, mettiamo all'incirca mezzo cucchiaio di olio, così spargiamo un po' dappertutto le cipolle, altrimenti una parte sarà più pesante, una parte meno pesante, così penso che sia adatto. Mettiamo il coperchio e lasciamo andare fino a quando non si compatta un pochettino. Vedete, la frittata si muove ma non è compatta sopra, quindi aspettiamo e ricopriamo. Ok, adesso vedete è più compatta, molto più compatta, quindi si può girare. Una volta compatta si mette il piattone stile mamma e si fa girare con un movimento rapido della mano. Si rimette in padella e si lascia cucinare così, pian pianino, pian pianino. Quando Fantozzi vede San Pietro sulla traversa della porta, è segno che la tragedia sta finalmente per finire. Dopo un minuto e mezzo, la andiamo a mettere nel piatto così e il signor Fantozzi credo che sarebbe veramente orgoglioso della mia frittatina. Acqua! La respingo io di testa! Sicuro? Sicurissimo! Amore mio, come avete visto anche questa ricetta tradizionalissima ispirata al ragionier Fantozzi e lo ringrazieremo, non lo ringrazieremo mai abbastanza. È stata fatta, seguite tutti i passaggi, fuoco basso, tanta pazienza, perché tra l'uno e l'altra ci può volere anche un'ora, ma il risultato sarà questo e ne vale davvero la pena. Adesso io vado a mordicchiare un pezzettino naturalmente birra fredda aperta da muratore, ma io so così, sono rustico. Lui sapeva tutto della vita, davvero. Grazie mille, condividete e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacione. L'altezzino inglese, tunnel ancora, colpo di tacco che lancia rocca sulla destra. Orata di rocca, centro, attento, miracolosa del portiere inglese. Rimessa dal fondo, palla controllata da Benedetto.